tutti. Io ringrazio il Movimento 5 Stelle di Guidonia per avermi invitato qui questa sera a scambiare dei concetti, a provare a, ecco, a fare rete anche con i cittadini e soprattutto con i cittadini, perché come ormai ce l'ha ribadito Roberta, ce l'ha ribadito i portavoce locali, Sebastiano, Giuliano, il Movimento 5 Stelle è quella punta che sta dentro le istituzioni, ma che si muove grazie alla spinta che danno i cittadini su tutti i temi. Oggi affronteremo quello importante dell'ambiente. Abbiamo sentito già la vostra situazione, voi la conoscete, la vivete tutti i giorni. Questa è una situazione, diciamo, costruita che all'inizio della nostra legislatura, noi siamo 2 anni e mezzo che siamo in regione, e vi posso assicurare che in questi 2 anni e mezzo l'attività sull'ambiente da parte della Giunta è stata nettamente sotto le aspettative, almeno nostre. Perché questo? Voi pensate, arriviamo in un'istituzione, arriviamo dentro questa regione, questo mondo nuovo, e pensavamo che l'ambientalismo, la voglia di mettere a posto tante questioni ambientali, se il PD espresse nella loro campagna elettorale, avrebbero comunque portato a qualche azione all'interno della regione. Ebbene, questo sogno, diciamo così, questa speranza è subito crollata a pochi giorni dall'inizio della nostra legislatura, quando appunto il Movimento 5 Stelle di Lazio presenta un atto proprio su questa zona, lo presenta sulla Selciatella, che è quella strada che voi conoscete tutti e sicuramente meglio di me, che è l'ideale collegamento che hanno in testa, diciamo così, queste persone fra la discarica di Guidonia e il cementificio Buzzi Unicem. Quindi che cosa chiediamo? Noi chiediamo di rispettare quella strada, quel pezzo di storia che si stende su questo territorio. Ecco, la non risposta per anni, quindi si parla di più di un anno, anzi forse per 2 anni e mezzo, la non risposta a quell'interrogazione ci ha fatto oggi capire, all'epoca, individuare i piani che hanno queste persone sul trattamento dei rifiuti e di conseguenza sull'ambiente e, attenzione, e sulla salute dell'essere umano, dei cittadini. Abbiamo capito ormai tutti l'hanno capito questo, che il nesso che c'è fra il rispetto ambientale, tra cui la gestione dei rifiuti, e le patologie che si sviluppano sul territorio. Allora, io vengo da una zona difficile come la vostra. Non abbiamo una discarica grande, non abbiamo un TMB già costruito in procinto di essere messo in funzione, abbiamo qualcosa di simile a quello che è il vostro cementificio. Io vengo da quel posto che diceva prima Claudio, che è Civitavecchia, dove c'è quella bella centrale a carbone, una centrale riconvertita a carbone, una centrale individuata dalla regione al pari del vostro cementificio, individuato dalla regione e spedito al ministero come possibile punto di incenerimento del CSS. Ora, che cos'è questo CSS? CSS significa combustibile solido secondario ed è una parte, l'ecoballa, una parte di quello che viene fuori dal processo di lavorazione dei rifiuti indifferenziati all'interno del TMB, che è quel mostro sinonimo di acronimo di trattamento meccanico biologico. Quindi voi pensate, il rifiuto indifferenziato arriva nel TMB. C'è un qualcosa che separa la frazione organica, quindi tutti, che ne so, le bucce delle mele, insomma tutta la questione organica la separa da quello che è carta, plastica, poi tolgono l'acciaio, i ferri e il vetro, anche lì prende un'altra strada. Con quella carta e quella plastica fanno queste famose ecoballe, questo CSS, adesso oggi si chiama CSS per normativa europea e nazionale, che viene poi portato all'interno di questi inceneritori. Inceneritori che oggi nella regione Lazio, diciamo così, sono presenti in località che non sono, per fortuna ancora qui no, come a Civitavecchia, ma come vi dicevo prima, in prospettiva vogliono allargare, per volere del governo nazionale, vogliono allargare questo procedimento e quindi utilizzare anche quelli che erano stati pensati per tutt'altro scopo. La centrale a carbone di Civitavecchia è pensata per fare energia elettrica,
il cementificio è pensato per fare il cemento, ma in realtà voglio utilizzare questi punti caldi, perché hanno tutti una caldaia, per bruciare questa ecoballa. Pensate, faccio l'esempio di Civitavecchia, che la centrale a carbone di Civitavecchia brucia 4,5 milioni di tonnellate di carbone l'anno. E questo progetto è iniziato a Civitavecchia con un capo centrale, un capo business unit, che è l'ingegner Molina, una persona con cui noi siamo andati a parlare, ci siamo confrontati, abbiamo portato tutte le nostre rimostranze nei confronti del progetto. Questo signore è stato lo stesso signore che ha avviato la combustione di rifiuti nella centrale a carbone di Fusina, che sta a Marghera, vicino a Venezia, che è l'unica centrale ad oggi a carbone che riesce a bruciare anche il famoso CSS, cioè questa, diciamo, parte dell'immondizia indifferenziata che produciamo noi. E quindi capite bene come la questione ambientale che ci stava a cuore, quindi io vengo già da un territorio martoriato, ho subito conosciuto la situazione di Bidonia, ma ci sono tantissime altre soluzioni. All'epoca c'era ancora Malagrotta, c'era Borgo Montello che sta in provincia di Latina, c'era tutta la questione di Colleferro, c'è tutta la Valle del Sacco, c'è a Frosinone l'inceneritore di San Vittore. Capite, vi sto dando tanti punti solo per farvi capire la complessità che c'è in tutta la regione quando si parla di gestione dei rifiuti. Una complessità poi aggravata dal nulla di fatto praticamente della politica regionale che questa giunta sta mettendo per questo trattamento. Dai primi giorni che siamo arrivati in consiglio abbiamo sentito subito Zingaretti sparare cifre quasi a caso, 150 milioni per la raccolta differenziata, era il 2013, era maggio 2013. Maggio 2013, grande standing ovation da tutte le associazioni per questi 150 milioni messi sulla raccolta differenziata. L'ultimo consiglio regionale c'è stato pochi mesi fa, si è toccato il tema dei rifiuti e Zingaretti dice ancora 150 milioni per raccolta differenziata. Non si sa, non si è capito dove sono andati a finire 150 milioni, non si capisce se sono stati stanziati, non si capisce chi ne ha fatto uso e se qualcuno sta controllando quei 150 milioni. Praticamente sono 2 anni e mezzo che siamo lì dentro e 2 anni e mezzo che sentiamo sempre la stessa solfa sui 150 milioni stanziati per la raccolta differenziata. A questo si aggiunge la mancata revisione di uno dei piani fondamentali per la gestione dei rifiuti nel Lazio, che è il piano regionale dei rifiuti. Il piano regionale dei rifiuti è un piano, quindi un po' alto, diciamo così, formato da tantissime pagine, 600-700 pagine di piano dei rifiuti. Questo piano dei rifiuti contiene tantissime incongruenze che poi portano a un rispecchiano queste gravità sul territorio. Per esempio, che vi posso fare un esempio, per esempio il trattamento dei rifiuti secondo l'Europa, il rifiuto così com'è non può andare in discarica, non ci può più andare, lo dice l'Europa, ce l'ha imposto l'Europa, una delle tante cose che ci impone l'Europa, forse questa è una delle poche cose che ci impone a favore, insomma, dell'ambiente. Dobbiamo trattare i rifiuti, li trattiamo? Sì, tranne che in alcuni casi dove il piano dei rifiuti fa una deroga a questa direttiva europea che è riportata in una norma nazionale, il testo unico ambientale 152 del 2006, e quindi nel piano dei rifiuti abbiamo le deroghe, abbiamo una serie di deroghe che facciamo perché altrimenti la nostra regione sarebbe una regione che verrebbe commissariata dal governo proprio per la gestione dei rifiuti. E attenzione che in quanto a commissariamento siamo famosi qui nel Lazio. L'ultimo commissariamento è finito un anno fa, a gennaio dello scorso anno, col commissario Goffredo Sottile, che finalmente ha terminato la sua azione di governo in ambito dei rifiuti nella regione Lazio. E guardate che quando si parla di commissariamento c'è sempre un problema, perché il commissario agisce senza sopra le norme, sopra le norme regionali, va direttamente dal ministero, dice quello che deve fare, firma atti senza sentire né la giunta né il consiglio regionale, quindi praticamente è un organo che sta sopra le parti, che dispone quello che vuole paradossalmente in tema di gestione dei rifiuti. Vi faccio un esempio, una delle discariche della regione Lazio, che è quella di Pupinoro, nasce proprio per volere di un commissario.
che non tiene conto di una serie di vincoli, che non tiene conto di una serie di vincoli sia archeologici che paesaggistici, ma anche di vincoli di usi civici. Non so se sapete cosa sono gli usi civici: sono dei terreni che erano a disposizione di tutti i cittadini per i propri greggi, insomma dei terreni a uso comune, ecco, questi ancora valgono oggi. E appunto quella decisione scavalcò tutto e mise una discarica che ancora oggi purtroppo, le discariche purtroppo sono visibili fino ancora oggi, non è più in funzione, ma insomma c'è una lotta lì, adesso c'è anche la procura che sta indagando, perché questi signori che gestiscono le discariche, oltre a fare un danno ambientale, non mettono a posto il danno che fanno, e ci troviamo quindi con una bomba ambientale nei vari punti del territorio. Voi pagate una tariffa dei rifiuti, sicuramente. Quella tariffa dei rifiuti, all'interno di quella tariffa c'è una quota che è destinata al ristoro ambientale. Ebbene, voi vi renderete conto, anche con questa discarica, che quei soldi servono a tutto tranne che per il ristoro ambientale. Quindi alla fine del processo, della chiusura della discarica, vi ritroverete con un mucchio di monnezza dove nessuno avrà più i soldi per poterla bonificare, e quindi rimarrà un cumulo a cielo aperto. Poi allora lì poi deve intervenire la regione, deve dare milioni e milioni di euro per il risanamento ambientale, e quando la regione sborsa soldi per qualcosa che voi avete già pagato, è come se voi staste pagate un'altra volta, come se voi ripagate quello che già avete pagato, e quei soldi vengono tolti ad altri servizi essenziali, la sanità per esempio, sono tutti soldi sottratti. Allora, noi siamo 2 anni e mezzo che siamo lì, stiamo cercando di far capire a questi signori che gestire i rifiuti in maniera differente, completamente differente da quello che stanno facendo, è possibile. È possibile, abbiamo dato già in diverse occasioni degli spunti, ma ogni volta che arriviamo in aula con un documento, ecco qui che il sodalizio PD, ex PDL, insomma centrodestra e centrosinistra, si unificano contro quelle che sono le buone pratiche di gestione dei rifiuti. Il famoso CSS, quello che è il combustibile solido secondario, cioè quella plastica e quella carta che esce fuori dall'indifferenziato dentro quel TMB, a noi non andava bene, è chiaro, non andava bene perché non va bene. Cioè bruciare l'immondizia non va bene, specialmente quando la vai a bruciare in quegli impianti che sono destinati a fare un'altra cosa, che sono stati pensati per un'altra cosa. Allora abbiamo fatto quello che si chiama mozione, cioè abbiamo presentato un documento in consiglio regionale dicendo: non vogliamo che nel Lazio il CSS si bruci all'interno di quelle che sono centrali e cementifici. A parte che l'ignoranza è venuta fuori all'istante, tanto che quel consiglio, mi ricordo, fu sospeso perché tutti non capivano di che cosa stavamo parlando. Quindi una mozione abbiamo messo in difficoltà 50-7, quindi 43 consiglieri regionali, sospendendo addirittura il consiglio, perché chi si alzava dicendo proprio: ma di che cosa è questo, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Insomma, abbiamo messo in difficoltà tutti. Questo consiglio è stato sospeso, è stato ripreso in un'altra seduta, ma l'effetto è stato quello della bocciatura di quella mozione. Siamo tornati in consiglio dicendo: va bene, adesso noi vi diciamo un'altra cosa. Quando abbiamo la frazione organica, che è appunto gli scarti alimentari, quello che producete in casa, gli scarti alimentari, quella dobbiamo trattarla in un modo compatibile con l'ambiente. E compatibile con l'ambiente significa qualcosa che possiamo restituire all'ambiente. Allora abbiamo detto: trattiamo in una maniera aerobica. Che significa aerobica? Che io lo prendo, lo lascio all'aria aperta e i batteri digeriscono quel cumulo di materiale organico, lo digeriscono per ridare una sostanza utile, fertile, come ammendante per i terreni agricoli, per esempio. Allora abbiamo detto: perché abbiamo fatto questa cosa? Perché dalla giunta ci arrivano continui segnali di un trattamento completamente diverso, che è quello di tipo anaerobico, la centrale a biogas. Che significa anaerobico? Significa che chiudo l'immondizia e la frazione organica dentro un contenitore stagno, faccio fermentare con un tipo di batteri diversi dal primo caso, la fermentazione produce il biogas e quello lo uso per scopi tipo produrre energia, adesso si sono inventati la trazione per i mezzi pubblici, insomma comunque
che ti danno un incentivo, quindi ti incentivano a produrre quel tipo. Ma tutti si scordano però che poi alla fine di questa digestione c'è del materiale che non sappiamo più dove metterlo, classificato come rifiuto speciale, non ammendante per il terreno, quindi partiamo da immondizia per tornare ad immondizia. Non ci svincoliamo assolutamente da quello che è il concetto di appancaggio del rifiuto, cioè di discarica. Mentre invece con la tecnica aerobica, quindi quello lì che il batterio per conto suo, all'aria aperta, si fa fermentare questa cosa in maniera naturale, come se voi buttaste adesso una buccia di banana piede sull'erba, tornate fra un mese, due mesi, la vedete cambiata, tornate fra un po' non la vedete più, perché automaticamente è cambiata e le sostanze sono state restituite, in quel caso al terreno. Ecco, arriviamo in Consiglio Regionale, cerchiamo di far capire questo concetto, anzi loro lo sanno bene, lo sanno talmente bene che ci hanno bocciato pure questa mozione. Adesso abbiamo altre iniziative da mettere in campo. Una che stiamo facendo con i cittadini, e questo sono contento perché ancora una volta riusciamo a coinvolgere i cittadini e li portiamo nella sede, nella Regione Lazio, nel Consiglio Regionale del Lazio. Stiamo provando, abbiamo un progetto diciamo così gigantesco, me ne rendo conto, ma i cittadini hanno molta voglia di lavorare, questo che mi dà forza e sicurezza per andare avanti in questo lavoro che è difficile. È difficile star a combattere con queste persone che sanno quello che dicono, sanno quello che tu dici, sanno cosa pensano loro e chi è il loro padrone, e rispecchiano non il bene di tutti i cittadini, ma vanno dai loro padroni a dire: ho fatto quello che mi hai detto, perché quei signori stanno lì non per fare il bene di tutti, lo stiamo vedendo anche con l'acqua, con quello che è l'acqua. Allora, vi faccio due parole sull'acqua. Abbiamo l'acqua, abbiamo questo bene che con un referendum tutti insieme abbiamo detto no, deve rimanere pubblico perché l'acqua è vita. Ebbene, facciamo una legge regionale l'anno scorso per ribadire la pubblicità dell'acqua. Stanno facendo cascadere tutti i termini per dare l'acqua alla CEA. Adesso, se entro il 30 di settembre la Regione Lazio non fa una legge sull'acqua, senza che entro troppo nei particolari, se non facciamo una legge sull'acqua per ridefinire alcuni concetti, il 1 ottobre il governo Renzo può commissariare la Regione Lazio per fare quello che dicono loro, cioè fare una gestione unica di tutto il Lazio e dare l'acqua di tutto il Lazio in mano a un'unica persona, che è ACEA. Questa è la volontà di questo PD, è la volontà di Zingaretti, lo sappiamo, cioè, ce l'hanno detto naturalmente mai davanti a un microfono, mai nell'evidenza pubblica, ce lo dicono quando noi andiamo a rompere le scatole a tutti dicendo dobbiamo fare questo, dobbiamo rispettare gli impegni che il Consiglio Generale si prende, e non lo vogliono fare, vogliono aspettare il 30 settembre per dire c'è passato il tempo, adesso non è più colpa nostra perché ci verrà qualcuno a dire quello che dobbiamo fare, e loro usciranno pure puliti, perché non sarà colpa loro se si sceglierà ACEA come gestore unico. E questo è il brutto delle persone che ci stanno governando. Il brutto è questo, che non hanno neanche la buona creanza di prendersi le responsabilità davanti ai cittadini, dicendo io voglio per esempio l'acqua privata, voglio dare tutto ad ACEA, voglio che i rifiuti vengano gestiti in modo completamente sbagliato, voglio incenerire, voglio usare il biogas per la frazione organica. Queste persone non hanno il coraggio di venirlo a dire e fanno di tutto per rimanere nelle retrovie e far scegliere qualcuno più grande di loro, in questo caso il governo, dove poi alla fine la figura di Guidonia si rende conto che gli ha fatto bruciare, ma sì, ma Guidonia è una città, poi vedrai, poi si vedrà. Il governo è un'entità troppo grande, non è che c'ha la ricaduta elettorale come può avere una regione, perché poi tutto si traduce in voto. Allora c'è un governo che ha scelto, io non c'entro niente, io rimango pulito, il governo è zozzo, e comunque i cittadini di Guidonia rimarranno con i rifiuti bruciati dentro il stabilimento il Buzzi Unicem. Allora, la nostra battaglia appunto è quella di portare i cittadini all'interno delle istituzioni, provare a riscrivere quel piano regionale, quelle 600 pagine che vi dicevo prima, è un progetto ambizioso, ci vogliamo mettere il tempo che serve senza correre. Invito sempre tutti i cittadini alla partecipazione, perché voi dovete capire questo, che quelle persone che sono sedute insieme a noi, che io non chiamo persone sedute insieme a noi,
perché non siamo proprio la stessa cosa, anche se sediamo tutti all'interno dello stesso consiglio. Quelle persone lì hanno paura dei cittadini, hanno una paura tremenda dei cittadini di quando vengono a vedere le sedute del consiglio regionale e si siedono dietro di noi. A quel punto cambia tutto, diventano tutti bravi, diventano tutti pro cittadini e guardate che hanno anche imbarazzo a votare. Si sentono in imbarazzo perché sanno che dei cittadini onesti e non i loro padroni stanno osservando quello che fanno all'interno delle istituzioni, che cosa stanno votando, perché cosa, per, a chi stanno dando conto, a chi stanno dando un tornaconto, se lo stanno dando alla collettività o lo stanno dando a quei poche aziende che hanno pagato anche le loro campagne elettorali per farle sedere lì dentro, perché questo è. Allora, l'importante appunto è la partecipazione, perché la partecipazione mette a disagio queste persone e appunto i cittadini che partecipano anche alla vita danno anche, portano anche tutta una serie di competenze, portano anche, ma basta poco, bastano 5 minuti, basta che venite lì, vedete come funziona, ci date una mano, per ognuno per il vostro settore di esperienza, se volete, non serve tanto, ci date anche la forza, di continuare a combattere con la stessa intensità del primo giorno, quando siamo entrati ormai 2 anni e mezzo fa all'interno della Regione Lazio. Per questo territorio noi veramente abbiamo cominciato con la prima interrogazione proprio sulla strada Selcetella. Abbiamo intenzione, parteciperemo alle conferenze dei servizi sull'AIA per il TMB e la prossima ci sarà, come abbiamo sentito, il 16 di settembre, quindi mercoledì. A meno di convocazioni istituzionali ho già dato disponibilità, ho già mandato la lettera informativa alla giunta della presenza insieme al Movimento 5 Stelle di Guidonia, insieme ai comitati che si battono da anni per l'ambiente a partecipare a questa conferenza di servizi. A cosa serve? Serve a mettere altri cittadini in altri posti delle istituzioni proprio per far capire che l'ambiente, in questo caso la gestione dei rifiuti dell'ambiente, sono cose che interessano i cittadini. Perché vi dico solo questo, poi vado io. Quando si deve scegliere un posto dove fare un impianto difficile da far digerire ai cittadini, di solito si fa così, si dice il luogo, dopodiché si aspetta la reazione del cittadino. Se la reazione viene considerata debole, significa che l'attenzione per quel determinato problema in quel determinato posto non è così alta come si pensi, e allora si può procedere a realizzare effettivamente quell'impianto. Ma se la reazione diventa forte, c'è un contrasto, una sommossa popolare, allora è chiaro che lì il cittadino è attento e quindi devono un po' fare, anche se poi alla fine magari spingono un po' di più, tirano alla lunga, cercano di far stancare il più possibile e poi comunque procedono. Ma diciamo che già questo è importante. Quindi i cittadini che scendono in piazza per manifestare, per dire no a queste schifezze, è importante quindi che il cittadino diventi parte attiva della vita politica di questo paese. E per vita politica non si intende essere eletti, che oggi tocca a me questa cosa, come a Massimo, come a tutti loro. Domani toccherà a qualcuno di voi, perché per fortuna noi dobbiamo cambiare, dobbiamo mandare gente nuova, abbiamo questi vincoli che sono spettacolari, 2 mandati e poi andare a casa, forse pure uno bastava. E sono, quindi questa partecipazione, questa riprendersi quello che è nostro, questa è una cosa fondamentale, vi assicuro che se il cittadino, e come voi state facendo questa sera, come avete fatto ieri sera, come state facendo da mesi qui a Guidonia, vi impegnate poco tempo, con piccole azioni, anche l'azione di pensare, sto buttando, ho scartato il pacco di pasta, ho finito il pacco di pasta, che cos'è quella? È plastica, la metto nella plastica. Questa è una piccola azione quotidiana che vi porterà beneficio, al di là, per esempio, già al di là di quello che fa l'istituzione, perché io ho già dato un segnale, sto differenziando, non sto facendo rifiuto indifferenziato, questo TMB non serve,
capite? Cioè le azioni passano ogni giorno dalla vita quotidiana per arrivare poi a un piccolo impegno a livello civico per poi entrare nelle istituzioni ed essere cittadini impegnati come oggi lo siamo noi e domani speriamo che questo tocchi anche a voi, in modo da dare questa forza, questa voglia di cambiare, cosa che io spero per Bitonia. Io spero che queste notizie di questi giorni abbiano illuminato questa città, abbiano fatto capire a queste persone che è ora di cambiare. Che cosa può perdere Guidonia se domani un Sebastiano, un Giuliano, qualcuno di loro diventa sindaco di Guidonia? Cosa può succedere? Ditemi voi, cosa può succedere? Peggio di quello che vi è successo fino ad oggi con un sindaco arrestato, una situazione ambientale degradata e tutto quello che vi manca in termini di servizi. Cosa vi può succedere peggio di questo? Niente. Dovete avere la fiducia e il coraggio di porre un cambiamento netto anche in questa città. E vi renderete conto che le cose con il metodo, diciamo così, con questa voglia di ampliare, di star sentiti tutti e portare la cosa più condivisa possibile nelle istituzioni, vi darà soddisfazioni nella vita proprio quotidiana di questa città. Grazie a tutti. Grazie a te. Grazie a te.